shuttle has cleared the tower. Every four computers now have primary control of critical vehicle functions. Salve a tutti amici videoludici e benvenuti a questa nuova live per il canale Corse Videoludica, H Corti Videogiochi sul canale Viola, ancora una volta con Ariti, benvenuti e ritrovati ragazzi, terzo evento per il Summer Game Fest di quest'anno, recuperiamoci l'evento Xbox Showcase, che a quanto pare ragazzi promette di essere estremamente interessante. Ovviamente, come di consueto ve lo dico subito ragazzi, io so già cosa è stato presentato, non ho visto l'evento, non sono andato a spoilerarmi i singoli trailer ovviamente, però so già cosa è stato annunciato. Non ci sono state, almeno dal mio punto di vista, sorprese esagerate del tipo nuovi giochi che prima non erano effettivamente mai stati mostrati. Al massimo abbiamo conferme di ciò che sta venendo prodotto, in particolar modo Metal Gear Solid 3 Delta, ragazzi, chiamiamolo come volete, il remake di Metal Gear Solid 3 per l'appunto. A quanto pare abbiamo un trailer molto più corposo, con più gameplay, di cui tra l'altro a fine settimana forse dovrebbe arrivarne addirittura un altro molto più interessante da vedere, non lo so, questa è una cosa che ho letto in qualche... da qualche parte, in qualche post, una cosa del genere. Accanto a quello abbiamo il ritorno di altri bei gioconi, ricordiamoci che Xbox si è acquistata Bethesda ragazzi, e ho visto che c'è un nuovo gioco inerente a Doom. Ah beh, allora ragazzi, secondo me quello che dicono in giro è vero, l'Xbox Showcase, ma in generale quello che successe più o meno ogni anno, l'Xbox Showcase più il suo diciamo direct successivo, perché in effetti come vedete dal titolo è stato pure annunciato il nuovo titolo Call of Duty Black Ops, il numero 6 per l'appunto, che io, fa parentesi, comunque non è che a me ormai i Call of Duty interessano più di tanto ragazzi, fino a un paio di anni fa giù di lì
sarei anche stato abbastanza in hype, si potrebbe dire, o anche sì, una cosa del genere. Però io ho praticamente dato via tutti i miei Call of Duty, anche quelli più moderni, i Modern Warfare l'1, il remake, il 2 non l'ho proprio preso. Praticamente da quel momento in poi che ho cominciato a pensare, a me di Call of Duty non interessa più. Almeno non per il momento, sinceramente parlando, ragazzi. Anche per il fatto che comunque se io decidessi di acquistarlo e di giocarlo, dovrei togliere qualunque altro videogioco e giocare solo a quello. Cioè, vi rendete conto che siamo arrivati a 300 GB e parliamo del gioco base? Senza contare tutte le prossime espansioni che arriveranno per ogni singolo Call of Duty, le varie season, i vari DLC aggiuntivi e le espansioni che aggiungono. Cioè, 300 GB base per il gioco, perché c'è la modalità single giocatore, quella multiplayer che è ovviamente la più corposa, più tutte altre modalità che potrebbero aver aggiunto, insomma, diventa una cosa esageratissima. Ma in generale a me ormai Call of Duty, ragazzi, non è che mi interessi più di tanto, per quanto devo riconoscere che, per quanto soprattutto riguarda i Black Ops, rimangono tuttora i miei capitoli preferiti, il primo, il secondo, il terzo, anche il quarto, in realtà più il primo che il secondo, ma in generale i Black Ops come titoli Call of Duty rimangono tuttora i miei preferiti. In fin dei conti Treyarch, ragazzi, che sono gli ideatori della serie Call of Duty Black Ops, hanno avuto sempre delle buone idee sostanzialmente nella produzione dei loro titoli. Però sinceramente parlando, ormai quella parte di videogiocatore che ero all'epoca, basta, a me ormai quel genere lì non attira più di tanto, diciamo. E comunque ho sempre preferito nel corso degli anni sempre più Battlefield, e io mi sono fermato a Battlefield 1, attenzione, prima li acquistavo anche effettivamente, e ce l'ho su PC e li posso giocare su PC ancora quelli, e tutt'oggi tutto sommato Battlefield 1, ragazzi, ancora si difende benissimo, attenzione, ma i nuovi Battlefield o i nuovi sparatutto basati su prima, seconda guerra mondiale, guerra moderna, cose varie, non mi attirano più di tanto. Preferisco semmai degli shooter con una bella trama alla Doom, allora, a questo punto, piuttosto Doom mi interessa particolarmente, in effetti. Comunque, detto questo, ragazzi, andiamoci a vedere questo nuovo showcase per il Summer Game Fest 2024, incentrato su giochi Xbox, che comunque, come sappiamo dalle ultime cose che hanno detto i capocci di Xbox, in realtà non puntano tanto ai giochi di loro singola produzione. Molti di quelli infatti stanno cominciando ad arrivare anche su console PlayStation, Sony sostanzialmente, perché loro ora forse puntano di più ai multipiattaforma, e comunque loro hanno la loro nicchia tra il loro pass, Xbox Game Pass o come cavolo si chiama, e ovviamente il PC. Io però sono comunque molto interessato ai giochi che sono in produzione, perché comunque arrivano in multipiattaforma, come ad esempio in particolare Metal Gear Solid Delta, appunto il remake del terzo capitolo, ragazzi, di cui so già che è stato tra l'altro annunciato la Collector e la Deluxe Edition, di cui quest'ultima, non la Collector, quest'ultima, cioè la Deluxe, vorrei riuscire a metterci le mani sopra, se ce la faccio. Se no, mi accontento anche del gioco base, diciamo. Vediamo se Konami, nonostante tutto, sta facendo un buon lavoro, ragazzi. Perché Konami negli ultimi anni sta cercando di ritornare nell'ambito videoludico, cercando anche di riattirare un pubblico, perché noi sappiamo che storicamente Konami non è mai stata questa top nel valorizzare le sue produzioni. Poi dopo la faccenda con Kojima, ovviamente avevano un po' abbandonato quel mondo sostanzialmente, poi ci sono adesso rientrati, stanno cercando di produrre qualcosa, ma non è che finora stia andando proprio così alla grande. Anche una delle loro IP più famose e finora super chiacchierate, che è il Silent Hill 2 Remake, l'abbiamo visto durante gli showcase State of Play o il Silent Hill Transmission, che è lo showcase dedicato a Konami per i loro prodotti, non sta convincendo particolarmente, ragazzi, c'è da dire questo. D'altra parte, sappiamo come è Konami, e il fatto che già ci sia comunque una produzione di un remake più nuove IP legate al brand Silent Hill è già tanta roba, considerando da chi parte, sinceramente parlando. Però c'è anche in mezzo la questione, appunto, che cercano di fare un po' la Kojimata, ma non ci riescono, ovviamente, perché loro non sono Kojima. C'è da dire questo. Speriamo magari che questo però remake del terzo capitolo del Metal Gear Solid 3 convinca, e da quello che abbiamo visto tempo addietro e da poche immagini che ho visto del nuovo trailer, perché ho visto solo delle immagini
proprio dei frame rate e non il trailer gameplay effettivo, sembra che ciò che fanno loro è esattamente riportare in scala 1 a 1 lo stesso identico gioco, quindi non credo che ci saranno rimaneggiamenti particolari, anche perché non possono permetterselo. Visto che Metal Gear come saga e singoli giochi sono molto autoriali, c'era Kojima di mezzo, non possono andare a toccarlo. Non che magari non potessero, ovviamente, perché Metal Gear come brand adesso appartiene in realtà a Konami, per quanto ci sia di mezzo la creazione di Kojima, lui è stato allontanato, va bene, si sa, però il prodotto, l'IP, appartiene a Konami. Avrebbero potuto andare magari a toccare qualcosa, ovviamente questo avrebbe fatto incavolare i fan, quindi sapevano questa cosa, quindi l'unica cosa che hanno fatto è trasporre il gioco uno a uno, però con una grafica super pompata, sostanzialmente. Poi magari avranno ritoccato qualcosa del gameplay, ci si può augurare, forse sì, forse no, dipende. Magari l'avranno modernizzato, si potrebbe dire, per renderlo più, come si può dire, più di facile utilizzo, diciamo, per i tempi moderni, toh, una cosa del genere. Staremo a vedere, ragazzi, staremo a vedere. Sono molto curioso in tal senso. E in più vedremo tutte le altre produzioni Xbox, comunque. Questo programma contiene contenuti adatti che potrebbero non essere adatti a tutti. Si sente, sì? Questo è il nuovo Black Ops. Così, subito, diretti. Good evening. Eh sì. The Soviet Union is no more. Despite a potential for instability and chaos, these events clearly serve our national interest. Free from the specter of global conflict. Today we celebrate the mystery of American renewal. Something's going on. Clinton, quello era Bush, Bush Senior, il padre di George Bush. Credo almeno fosse. No, ma oddio, devo ammettere, mi confondo. Non so se quello fosse Bush o Bush Senior. Più probabilmente Bush Senior. Clinton, Bill. Poi hanno mostrato. Being hunted from the inside. Cinematograficamente parlando, già ormai dai remake di Call of Duty, ragazzi, stanno facendo dei passi a gigante incredibili. Hey, some you should see. What the hell are we getting into? Don't trust anyone. La verità mente. You broke into a CIA black site. Are you out of your mind? Things got complicated. Call of Duty Black Ops 6, va bene. May God continue to bless the United States of America. You just got a first look at the campaign for Call of Duty Black Ops 6. Phil Spencer. Set in the 1990s, after the Cold War ends, where the truth isn't what it seems. It's an honor to stand here representing the creative teams at Activision. And please stay tuned after the showcase, where we will take you inside the studios to hear directly from Treyarch and Raven, who are working on Call of Duty Black Ops 6. You'll get a 25-minute deep dive into the story and a sneak peek at multiplayer and zombies.
It's been 10 years. Non è iniziato con Black Ops la zombie story, ragazzi. È una delle di quelle che ho sempre preferito di più, quel modalità di gioco, sinceramente parlando. Non sono mai stato una cima, ma mi divertiva ogni volta che usciva una nuova modalità zombie. Perché in realtà è iniziato con World War Z. No, World Z, sì, World War Seconda Guerra Mondiale, sì, Call of Duty World War. Questo, Seconda Guerra Mondiale, appunto. World War II o qualcosa di genere, non mi ricordo come si chiama quel capitolo. È lì che hanno introdotto però la modalità zombie. Poi proseguita con i Black Ops e in altri titoli comunque della serie hanno voluto aggiungere la serie zombie. I'm incredibly excited for today's show. I'm standing here thinking about all the passion that has gone into making this show what it is. It's an honor to share the latest efforts from our partners around the world and from our own creative teams at Activision, Bethesda, Blizzard, and Xbox Game Studios, who are doing what I believe is some of their best work ever. Beh, l'introduzione è stata col botto, eh. E come al solito, secondo me, lui, siccome questo, ragazzi, non è uno showcase con pubblico, almeno credo, è pre-registrato, una cosa del genere, è più impostato. Lui ha un tempo di preparazione migliore, è diverso essere con pubblico, effettivamente. È World Premiere. Mi sa che è questo. Doom. Dark Age, no? Prima di diventare un eroe era... scene tratte dal gioco. Sì, mi sa che è quello, ragazzi. È un Doom medievale, si potrebbe dire. Più o meno. Non proprio, forse, però... gli ultimi Doom, ragazzi... Doom 2016, Doom Eternal, a me sono piaciuti tantissimo. E si torna a menare i demoni. Uno dei shooter più folli e adrenalinici che possa esistere. E anche più tosti che possono esistere. Ovviamente sarebbe un gioco da giocare molto di più su un PC piuttosto che su una console. Per via delle questioni controller e mouse e tastiera. Però è fantastico. Quello era un mecha, per caso? Cioè... Doom, l'era oscura? Ok. Mi piace. Ecco un'altra cosa bella rispetto già agli altri eventi, ragazzi. Scene e video gameplay tratti dal gioco. Non robetta fatta in CGI necessariamente, solo CGI. Ma te lo specificano, scene comunque tratte proprio in game. Cioè sia trailer CGI, ovviamente, dove serve, che però in realtà, per esempio, Call of Duty erano cutscene di gioco effettive col motore grafico e scene di gameplay, della storia probabilmente, non della modalità multigiocatore che verrà approfondita dopo. Questo deve essere Stay of Decay, non me lo ricordo. Un altro survivor horror multigiocatore cooperativo, una cosa del genere. Non mi è mai interessato. Even if we bought the other survivors just one more day, the sacrifice would be worth it.
Però questo deve essere un trailer apposito in CGI, perché ovviamente il gioco non è... Oppure sì. Cacchio. È questo? No, perché se è così, vabbè... Attenzione, telecamera è stata riposizionata per enfatizzare il tutto, rendere la scena più action. Ma se questa è la qualità visiva, complimentoni, eh. Mica male, ragazzi. Wow, complimenti davvero. La qualità è dannatamente migliorata rispetto ai precedenti capitoli. L'ho visti in video come erano prima. Rispetto a questo, siamo, cioè, proprio a livelli micidiali qui adesso, eh. I didn't know you well. Almeno il colpo d'occhio. Ecco lo zombie boss, quello speciale. No one is forgotten. We live on. State of Decay 3. Va bene. Poi tra l'altro ormai con loro Xbox Game Pass, ragazzi, gioca il primo giorno in uscita. Per chi c'ha solo quello, non prende più copie fisiche, può giocare subito. Gioco in fase di sviluppo della BioWare. Ah, questo deve essere il nuovo tanto parlato e non tanto interessato nuovo Dragon Age, che ha cambiato titolo a quanto pare. Questo è solo il CGI per ora, da quel che si vede. Non sembra aver sortito l'effetto desiderato, nel senso... Wow, sì, incredibile, il nuovo Dragon Age. Non lo so. Pare che in generale ci siano... dei dubbi a riguardo di questo nuovo capitolo. Io non ne sono mai stato così tanto fan, rispetto già a un Mass Effect, per esempio, eh. L'unico che ho giocato e neanche per intero è stato Dragon Age Origins. Però possiedo i vecchi Dragon Age Origins, il 2 e il terzo capitolo, penso si possa definire. We'll need someone with fire in their blood. One more thing. This crew needs a leader. Someone we can count on. Someone that the world can count on. But where are we gonna find her? In uscita 2024 comunque, attenzione, autunno 2024, quindi tutto sommato è abbastanza vicino. Io però una possibilità gliela voglio dare, ragazzi, anche perché ora come ora che si è visto, a parte un trailer che non è che ti dice molto sul sistema effettivo di combattimento o come verrà, insomma, come funzioneranno le varie classi che puoi scegliere, le varie abilità, le skill, eccetera, eccetera, no? Tipica la Dragon Age, insomma. Dipende poi lo stile che abbiano voluto utilizzare. Se qualcosa di più dinamico o qualcosa che si avvicina allo stile più dei vecchi. Non lo so, sinceramente. Questo che è il DLC Starfield? Mi sa di sì. Thank you.
Anche questo tantissimo è decantato, pubblicizzato. Poi non so che fine effettivamente, se ha avuto successo oppure no. Penso di sì, se no non continuerebbero a puntarci probabilmente. Bethesda Game Studios, ovvio, certo. Hold very still and choose your words carefully. They will determine how long you live. You trespass in the home of House Varun. Your fate will be decided by the great... Non posso pronunciarmi su questo gioco, che comunque, visivamente parlando, è bello. Restricting until there is no more you. E tutto sommato rientrerebbe anche nella tipologia di giochi che piace a me, che io giocherei. Solo che non ho intenzione di prendermi un Xbox per questo. Al massimo, se e quando mi rifarò un computer nuovo, più potente, potrebbe anche essere che questo potrebbe interessarmi. Perché in quel caso giocherei PS5 per le cose PS5. E tutto ciò che non rientra su PS5, che non, magari non arriverà comunque mai su console PS5, lo acquisterei per un PC di fascia alta, ecco. Sì, ok, è il DLC di Starfield. I'm from the Trackers Alliance. We have a proposal for you. Quindi hanno detto DLC corposo in arrivo in autunno, ma nuovo contenuto extra in game direttamente dopo l'evento, sostanzialmente. Il Creation Kit, certo. Che se non mi sbaglio esiste una cosa simile anche nei Fallout, sostanzialmente. Tra contenuti ufficiali o contenuti prodotti dalla community è potenzialmente infinito come gioco. Parlando di, appunto, parlando di Fallout, ragazzi, tra parentesi, io la serie l'ho adorata, l'ho vista tutta su Amazon Prime e mi è piaciuta tantissimo, sto attendendo la seconda stagione. Eccoci qua, nuovo contenuto per Fallout 76. E ho saputo che a quanto pare per Fallout 76, che è sostanzialmente la versione multigiocatore cooperativo dei Fallout, è ora possibile giocare anche nei panni di un ghoul. Chissà come mai ci abbiano pensato così tanto a lungo a metterci un ghoul. Ve lo dico io perché. Perché la serie Amazon ha avuto così successo e il personaggio più amato al pubblico qual è? Il ghoul, sicuro. Call now to join Harry and the over 17 million vault dwellers already on board. And let's keep those numbers climbing. 17 milioni abitanti volte, continuiamo a crescere. Ma questo è metagioco? È un modo di dire che sono il numero sostanzialmente di giocatori che nel totale giocano ai Fallout o Fallout 76, forse? Potrebbe essere, ragazzi, non lo so, è il numero di persone che effettivamente giocano a Fallout. Hanno mostrato un personaggio giocante dal Vault 63 che è un ghoul. Fallout 66 è l'ennesimo esempio di come questi generi di giochi, ragazzi, solo col tempo effettivamente acquisiscono una certa notorietà e vengono apprezzati dal pubblico. Perché ricordo quanto era detestato e odiato e quanti problemi aveva al lancio il gioco, attenzione. È quel genere di gioco che necessariamente ci deve rimettere le mani dopo molto tempo. Ad oggi sembra essere molto più apprezzato. Un po' come è avvenuto come Cyberpunk, ragazzi. Che se all'inizio aveva tanti problemi, oggi può essere idolatrato come veramente un ottimo gioco. World Premiere. World Premiere. Un gioco di Sandfall Interactive. Rilasciato da Kepler. And paint again. Paint a new number. Ticking down every year. One stroke. And everyone of that age vanishes into nothingness. Ma every year she paints again. And every year
An expedition departs for the continent with one hopeless mission. Destroy the Paintress so she can never paint death again. Ooh. We'll break the cycle so she can't steal anyone else's future. This world is full of wonders. Yet everywhere we go, we walk with death. Do you mean we're the only ones left? Guardate un po'. Combattimento a turni. Un GDR action. A turni, tra l'altro, ce l'ha segnato. Ma è un gioco il single giocatore o online, secondo voi? Ah, che poi c'è proprio il tasto di schivata. Parry, salto. Addirittura. Ed è a turni poi. Even if we fail, we sembra interessante, attenzione ragazzi. Right. We... Expedition 33. Clare Obscur e Spedizione 33. È da tenere d'occhio questo ragazzi, Cioè, la sinossi della storia è che c'è questo essere chiamato Paintress, come cavolo si dice, che ogni anno dipinge un numero che sembra andare sempre più a ritroso, poi tra l'altro. Quindi prima sarà stato un 35, un 36, poi è calato diventando 34, 33, e ogni volta le persone in quell'età spariscono. Ma così facendo lei sostanzialmente farà sparire progressivamente sempre più persone fino a che la razza umana si potrebbe estinguere. E il loro compito è questa spedizione, per l'appunto, per arrivare a fare cosa? A uccidere questo essere, qualunque cosa sia. La sinossi della trama dovrebbe essere questa. Ma è intrigante, e a livello di gameplay, magari poi lo rivediamo, dai. Sembra un action GDR, però. Do you think there's a chance my mom's still alive? If your mom's anything like you have. Comunque davvero, fino adesso posso dire sinceramente davvero che posso capire perché dicono che sia il miglior showcase di queste quest'estate. Aspetta, questo non mi ricordo il titolo, avevamo fatto vedere solo un trailer l'anno passato per l'appunto, con questo stile un po' tipo, sembra infatti un po' misto plastilina e diciamo stop motion, no, per l'appunto, questo stile. Vabbè, plastilina no, però stop motion sì. Sembra fatto in stile stop motion, vero? And he didn't take that too kind. If you ring that bell, he might skedaddle. You better not skedaddle. Go on now, scoot. I'll pick you up yonder after to go find your mom. Trifling ass mudcat. Hey, I heard that. Okay. Gotta move quickly now. Beh, l'ambientazione è bella. È fatta bene. Il personaggio con questa telecamera allontanata non so come prenderlo a vista, però potrebbe funzionare. Quindi vediamo una barra della vita e delle abilità utilizzabili in determinate circostanze, tipo quella dell'arpione, contestualizzato, in cui appunto premi un tasto in un punto specifico che ti viene visualizzato però. Bellina la musica, la soundtrack mi piace. Ok, ok. All right. Time to find that church.
to get over there. La mappa è più a corridoio di quello che non sembra, ragazzi. Come molte comunque produzioni moderne action, anche God of War sostanzialmente così, perché alterna al massimo sezioni un po' più aperte, ma sono comunque mappe chiuse, non è un open world, insomma, ecco. Qui probabilmente si fanno vedere solo una sorta di sezione di una parte di una missione che potremmo dover compiere, forse. Bisogna vedere quanta libertà poi ci sarà effettivamente. Possiede anche un'abilità che gli permette di, diciamo, svolazzare. Sort of Midnight, in arrivo nel 2025. Questo è da tenere d'occhio, ragazzi, attenzione, eh. Finora non ne ho visto uno che in un modo o nell'altro non mi garbasse, a prescindere da tutto. Ok, Blizzard, aggiornamento su Diablo? Vabbè, cinematica questo, ovviamente. In darkness, she slumbers and dreams. And for countless generations, mortal heroes. No, aspetta, questo è qualcos'altro. They faced monsters. Ah, ma che è? Quella era l'Age King, no? Che è? Che è? Io mi confondo fra i due, ragazzi. Quindi potrei dire una castroneria, quindi non m'azzardo a dirlo. Già l'ho detta la cavolata, probabilmente. È World of Warcraft, l'ho riconosciuto da questo. Carino che fanno vedere i vecchi personaggi e le cazzine di gioco dei vecchi giochi. L'ho riconosciuti quelli. Non l'ho mai giocati, ma... Perché mi viene di breve? Questo è World of Warcraft, ok. Avevo detto una cavolata, perché ho detto Diablo? Che stupido. Even upon the very threshold of death. Certo, ho detto Diablo perché c'era di mezzo Blizzard per l'appunto, ma non è che c'era solo quello. E poi non hanno più bisogno, al massimo che pubblicizzano il nuovo, la nuova season praticamente, il nuovo aggiornamento, espansione di Diablo 4. Now, in the darkness, at the very heart of the world, the drums of war thunder once again. Comunque c'è da dire che le cazzine sono sempre micidiali, da parte di Blizzard. Le san fare, quelle, eh. Sono sempre spettacolari, spettacolari. So long denied we shall be mine. World of Warcraft, The War Within. Ah, abbiamo però... Ah, in questo caso una data di uscita precisa. 26 agosto. È il primo finora, attenzione. Gli altri dicevano o comunque verso la fine 2024, autunno, ma molto generico. Eccolo, ragazzi. Metal Gear. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Celino Yask. È proprio quello! Ragazzi, andatevi a rigiocare il gioco originale. Guardatevi questa cutscene di gioco, la cutscene di gioco introduttiva della missione virtuosa. Perché questa è la missione virtuosa, il prologo di Metal Gear Solid 3.
È quella! È quella! C'è poco da dire! Non è cambiato niente! Allora sì, 1-1 lo stesso gioco. Però con questa grafica e forse un rimaneggiamento un minimo modernizzato del sistema di combattimento e del modo di del personaggio di muoversi, potrebbe essere veramente tanto. Ecco, quella già è una cosa nuova. Quindi ci sono delle novità. Il personaggio, avete visto, no? Lui per esempio si muoveva strisciando sulla schiena, cosa che non poteva fare nell'originale, eh? È più una roba da Metal Gear Solid 4. Il CQC, ragazzi, che figata che era. Quello era Grozny Grand. Beh, vabbè. La mitragliatrice alla Rambo. Qui subito fanno vedere la parte finale. L'inseguimento finale proprio. The Boss. La madre delle forze armate moderne, o come cavolo veniva chiamata. Metal Gear Solid Delta, che fa il vezzo appunto a Metal Gear Solid 3, Delta e 3. Ma la voce è di nuovo quella di David Ayer? Mi sa, mi sembra la sua, no, che vorrei, non vorrei sbagliarmi, ragazzi. Se l'hanno richiamato per fare la voce di Snake, ok. Se fanno qualche nuovo trailer più avanti di approfondimento lo andrò a vedere senz'altro, ragazzi, perché comunque vale la pena. Per ora sembra che stia facendo un ottimo lavoro, eh. Perché è esattamente lo stesso gioco, moderno però, con una nuova grafica completamente rivisitata da zero. E sembra aver aggiunto cose nuove che prima non c'erano, attenzione, eh. Quindi qualcosina hanno rimaneggiato, ma puramente per quanto riguarda il combat system, mi sa. Cioè la trama, addirittura non solo la trama, ma anche la posizione della telecamera nelle cazzine di gioco, come Kojima l'aveva deciso di farlo, a livello registico è quello, da quello che credo di vedere. Ciò che hanno modificato è il puro gameplay e il sistema di combattimento sicuramente in parte. Sea of Thieves, va bene, l'update. Ecco, questo è quel gioco che fino adesso non mi ha mai per qualche motivo attirato particolarmente. Com'è che si chiama? Faultic, qualcosa del genere, non lo so. Ma per qualche motivo, ragazzi, non lo so. Posso dire che per qualche motivo sento quasi che potrebbe essere un nuovo ennesimo Forspoken? Cioè una cosa del genere, non so perché, ragazzi, mi viene da pensare a quello, a momenti. Non che sia la stessa cosa, intendo dire che potrebbe finire per diventare un nuovo Forspoken. Bisognerà vedere poi. Magari questo è molto, è fatto meglio, non lo so. Perché in realtà ha una sua identità, secondo me, eh. Potrebbe essere interessante. Però ecco, Flintlock. Ah, arriva il 18 luglio, tra l'altro, eh. Ah, no, il 18, sì, 18 luglio, ho letto bene allora. Non so perché avevo capito per il 17. 18 luglio, ok. Ma arriva anche per PS PlayStation, attenzione, eh. Return to you now as the gods of mankind.
of the Greeks and the Norse. Sicuramente c'è chi l'apprezza, chi sta aspettando, io no, quindi. We created mankind to fight for our glory. So rise and wield my wrath. Command beastly chaos. Rain down destruction. And unleash our fury. Worship me. Claim my power. And legend will be yours. Mi, un Groot femminile. Chiara ispirazione a Groot quella, dai. Age of Mythology. Ce ne fosse uno che non dice gioca il primo giorno su Game Pass. Your target is in possession of a radioactive device. Stop Carrington's attack at all costs. Good luck, agent. Ragazzi, davvero, qui lo dico e qui lo ricordo, lo confermo, è davvero il miglior evento per il Summer Game Fest 2024. E in generale uno dei migliori che abbia visto veramente. Ti tieni attaccato, ottimi tempistiche, buoni contenuti, anzi più che buoni veramente. Crystal Dynamics, quelli dai creatori della serie, del reboot della serie, Tomb Raider. How far to his last known location? Local forces are also tracking his whereabouts. You need to find him before they do. I'll have to improvise. Generating voice print. What readings are you getting? We're getting odd readings from your monitor. Can you confirm? I'm looking at the screen. Ha distratto i nemici per poi avanzare. Our intel places Carrington on the second floor. Oh, ma questa cosa, cioè, qui sta seguendo un percorso prestabilito o ci sarà più possibilità, non dico infinite, ma più possibilità di approccio, per esempio, alla Dishonored, per intenderci? Ci sarà una cosa di questo tipo? Perché no? Potrebbe essere bello questo, attenzione. Analyze. What am I looking at here? Carrington appears to be targeting a research facility. If he attacks it, the casualties could be astronomical. Agent Stark, it's a pleasure to meet you. I could use someone with your skills. Guarda, guarda! Ha sparato non è una pistola, non è quello con cui ha sparato, non uccide però, perché ha sparato un dardo tipo elettrico. Ah, questa invece era proprio una pistola. Ok ragazzi, ha attirato la mia attenzione questo gioco, e attenzione, possibilità di colpire corpo a corpo. Bisogna vedere quanto di questo sarà poi effettivamente fattibile in game, ma quella per esempio sarà stata un'abilità del tipo carichi una barra che arriva un nemico, ti attacca, tu puoi stordirlo con un attacco corpo a corpo e uccidere altri due che magari potresti aver targettato prima. È una cosa tipo che è già stata fatta in altri giochi, una cosa del genere, ci potrebbe anche stare. Ok, ok. Agent Joanna Dark is caught in the middle. Perfect Dark, ragazzi, sembra molto intrigante. Over advanced technology that threatens the lives of millions.
We hope you enjoyed the first look at gameplay, and we can't wait to share more from the developers at The Initiative and Crystal Dynamics as the game progresses. Sì, 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 sono molto interessato. Vai, vai. Facci vedere di più di questo quando arriverà. Our industry unique, and I'm incredibly proud of our games and our teams. They are building a diverse lineup of titles, which includes new installments in beloved franchises like Doom, The Dark Ages from id Software, updates and expansions to our ongoing games like World of Warcraft, The War Within from Blizzard. Recapone, insomma. Handcrafted original concepts like South of Midnight from Compulsion Games. Questo potrebbe essere la sorpresa dell'evento, per meglio dire, non è una sorpresa perché abbiamo già l'hanno già mostrato, ma è quello più forse interessante a livello di ideazione di concept. Alla fine Perfect Dark, ragazzi, è qualcosa di genere e di tipologia che abbiamo già visto. Sapevo che avrebbero parlato anche di questo. We're thrilled to have Diablo 4 in Game Pass, where millions of you made it your favorite way to play. This October, Diablo 4 Vessel of Hatred expands the demon slaying experience with an all new character class, a new region, and of course, the next chapter in the acclaimed story. Here is the opening cinematic for the game. Let's take a look. Allora, vedi che c'era anche Diablo. Boy, young one, are you all right? Nerel? Oh, you're not well. Please, my child, let me help you. Stay away from me! Nerel! Is that how I raised you? No, mother. But I must carry this burden alone. I must get to Akarat's tomb. But look at you. You're killing yourself. I don't know how much longer I can... Shh. I'm here, little magpie. I missed you so much. I'm so proud of you. But now I need you to give up. No. Of course it's you. You monster. Let go. Let go? No. You made a choice. And I warned you, little magpie. There won't be consequences. E il tizio è morto. Beh, lui non ti può più aiutare, mi sa. Oops.
Anche tutti i pesci sono morti. Vessel of Hatred. In arrivo l'8 ottobre. Come al solito, davvero, le cazzine di gioco dei Blizzard sono fantastiche. Oh, right, you. Playground? So, you want to know all about heroes, do you? Well, you have come to the right place. Because who better to tell you all about them than perhaps the greatest hero. In-game footage, c'è anche questo. Yeah? There he is, in all his finery. Cheers. Il più grande eroe di... I mean, sure, ah! Ho capito, questo è Fable! Ma è stato fan di Fable, ma ha giocato un Fable in vita mia. E anche qui hanno avuto da ridire sul personaggio femminile. Perché non piace. But it's more than that. Che coglione. The choices you make. I'm a hero. I should do what I want. We thought you could save her. You know, it's your life and death stuff. That's what defines you, isn't it? Il tanto atteso nuovo capitolo di Fable, a quanto pare, ragazzi. I knew this one hero. I took her in when she had nowhere else to go. Welcome to the most exclusive club in all of Albion. Thought I'd get her out there, make the most of her gift. But you know what it's like when you're young and you have a point to prove. I tell you, this kid, she had it all. The skill, the talent, the power. She was something else, all right. She was terrifying. So, yeah, I knew this girl once who made all the wrong choices. Humphrey. She's back. Ah, non era lei? O è lei? È tornata. I'm going to fix it, this place. And no one is going to stand in my way. Scommettiamo che chi ha capito, quella scena vuol dire tutto o nulla, quando si è visto questo tizio sul finale, sicuramente c'è che avrà gridato al "Oh mio Dio, è lui!". Io non lo riconosco perché non ho mai giocato Fable, quindi non posso hyparmi così tanto per qualcosa che non mi è mai interessata. Use this. Make your own rules. E mo questo. It's my turn. Un altro shooting. Madonna. Quante ce ne sono ormai i giochi in questa maniera? Per quanto coloratissimo, sembra super action colorato. Utilizzi delle carte che modificano l'ambiente di gioco. E non solo, a quanto pare. Quindi queste 5 contro 5. Frag Punk. Ha delle meccaniche comunque carine. Carte che modificano l'ambiente di gioco a tuo favore o a sfavore dell'avversario. Che possono andare a incidere direttamente sull'avversario, del tipo rendere la testa gigante perché è più facile colpirli. Carina questa cosa. There is nothing left for me in the city. So, I have traveled back to where I grew up. Here I found my childhood home in ruins. Why hasn't my aunt taken good care of it? The bridge to her house is broken, so I can't even ask her.
Saranno tutti morti? I will make the tree stump a cozy home again, no matter what it takes, and no matter how hard it gets. I will fight and find meaning and beauty out here. Un survivor gestionale in cui devi sopravvivere in un ambiente magari ostile, rimettere a posto la tua casa. Maybe so, but I must keep believing that every winter leads to spring. Nancy, finally! No! Anche questo non sembra poi tanto malaccio. Mixtapes bend others to my will. Annapurna? It's a strange, almost cosmic talent. Go back to a time where summers lasted forever, when friendships were unbreakable, and any trouble was good trouble. This year, I want to ride a flaming stallion of delinquency. Yes! What's your name again? From Beethoven and Dinosaur comes an adventure a lifetime in the making. Experience the freedom of the teenage wasteland, sneaking. Anche qui hanno di nuovo aggiunto questo stile. And maybe something a little more. Hey, can I stand up? Yeah, little Rockford, go nuts. More than that. Set to the soundtrack of a generation. Think of ourselves in 10 years. I'll just remember to tell myself it felt important at the time. Your greatest memories are stored in music. You're invited to go back in mixtape. There have been noise complaints. Giocano sempre sull'effetto nostalgia con questi generi di giochi, eh? Anche qui secondo me ci ho visto questo stile della stop motion digitalizzata, però ovviamente in questo caso. Quindi è una simulazione, penso, di stop motion. Non penso abbiano usato. Ci sono anche casi di giochi recenti in cui hanno usato della vera stop motion per creare il gioco, sostanzialmente. Qui penso che sia però digitalizzato con lo stile stop motion. Che è Fly Simulator questo, sarà. Sì, dai. Scusa una cosa, sarà stata una mia impressione, voglio ricontrollare. Ah no, ok. Mi era apparso un personaggio di un altro gioco. Tipo hanno voluto inserire questo come easter egg, ma no, una cavolata. Pensiero assurdo, era per via del colore del vestiario. Quanti contenuti, ragazzi? Siamo solo a metà dell'evento, sostanzialmente.
A momenti pensavo che, vabbè, è passato molto tempo, sarà ormai verso il finire, perché hanno presentato veramente tanta roba. Una fila all'altra, tra l'altro, senza sosta. Va bene, Microsoft Flight Simulator 2024, ok. Un nuovo Flight Simulator. Altro gioco Bethesda? Madgari annunciassero un Dishonored nuovo, ragazzi. Un terzo capitolo. E che ci sarebbe pure stato bene. Vabbè, Elder Scroll. Sky, nuovo, che è Skyrim Online? Non lo so. Si è congelato. Tamriel. Tamriel, ecco. The Elder Scrolls Online, 10° anniversario, ok, sì, ecco cos'era, sì. World premiere. Quanti world premiere? I swore I'd never use my power again. Ok, Square Enix. But two nights ago... friend's body in the woods. No, ah, Life is Strange, il nuovo Life is Strange, questo è. Or who trusts me? But my friend Safi is dead. So why? Can I still hear her voice? Man. Focusing my power, I somehow shifted into a parallel timeline. Here, Safi is still alive. But danger stalks our every step. And only I can investigate both realities. Hang on. Parallel world? It's the same as this one. Tranne che tu sei morta. You're... tu sei... morta. Dead. I can still save Safi. If I can solve... and prevent... the same murder... across two timelines. Double exposure. Doppia esposizione significa exposer, non so. Intrigante però. Oh, Machine Games, Lucasfilm, Lucasfilm dice tutto, ragazzi. Questo è il gioco di Indiana Jones. I can't let this go. It could be the best kept secret in history. What are you going to do, Indiana? Da-da-da, da-da-da-da. He's noticed a deep connection to something in the past.
boss believes they hold a kind of power. A discovery that could change the world. What were you doing out there? Che poi è in prima persona, ma le cazzine sono in terza. We have to find the stones, Gina. Or they will. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you'd get a perfectly aligned circle. The Great Circle. Exactly. I intercepted the Morse code coming from the Himalayas. Where Voss is sending all of his men. Is that a... battleship? Yep. Una corazzata. Nell'Himalaya. Ok. Come c'è... What's that in his hands? What does it say? Earth something. Oops. We'd better hide. Sono gli uomini del tizio, vero? Ciao, in italiano! Quindi lei è italiana! Hands behind your head. Fammi indovinare, nazisti! Where's the stone, you American rat? Sì! What stone? Have you ever heard of Höhenangst? Fear of heights? Yes! Okay. I have it. I endured this dreadful mountain even if my mind was screaming every step of the way. Because of a concept you narrow-minded Americans will never understand! Devotion. Total and absolute devotion to the fatherland. Uh-huh. You have no purpose. What you have is your stupid American cartoons. Choo choo choo. Reference a Disney. You laugh and dance, celebrating your own idiocy and drinking the piss you call beer. Carino questo, ragazzi. Considerando che poi appunto Indiana Jones è passato alla Disney. Hanno fatto riferimento al cartone animato Disney di quell'epoca. Il primo cartone di Steamboat Willie, la prima volta in cui compare effettivamente Topolino. Ma almeno penso fosse quella la reference. Please wait. Give me the stone. Gina. Ah, Gina. Ecco perché ha detto ciao. È italiana questo personaggio allora. Non è stata una buona idea, eh? Ma no, sembra veramente un film di Indiana Jones, comunque. E comunque meglio dell'ultimo film uscito. Forse perché lui qui è giovane. Spirito di Indiana Jones, posso dirlo? Posso dire che però nei movimenti il personaggio quando effettivamente prende in mano la situazione sembra un po' ingessato. Sembra un tantinello, non lo so. E in arrivo comunque quest'anno, eh?
Nelle cutscene funziona. Nel gameplay effettivo, che si è visto solo sporadicamente, niente, non sono sezioni intere che magari mostrano un'intera parte di gameplay, non lo so. I movimenti non sembrano particolarmente fluidi. Ma magari potrebbe essere comunque divertente. E comunque non è che è la fluidità che rende un gioco divertente o bello da goderselo, da giocare. È tutta una serie di altre cose. I robottoni piacciono sempre. Possiamo ammirare una serie diversa di robot a seconda dello stile che preferisci. Se è quello più leggero, dinamico e rapido, bella questa. Questo aveva un sistema che permetteva di rallentare il tempo, per esempio. Attacchi a distanza, attacchi in melee. Qui si può vedere un po' di Armored Core misto ai Gundam, sostanzialmente. Perché sono molto meno seri di un Armored Core, visto la colorazione che hanno, lo stile. Ricorda più un Gundam, infatti. Mecha Break. Che infatti non è un World Premiere perché l'avevano già mostrato. You never know you are a monster until someone comes to slay you. The first signs are really subtle. But over time it becomes clear. The gift changes you, slowly consuming every little part of your humanity. Uh-huh. Ha detto scene in game, vuol dire che questa è tipo una cutscene di gioco, quindi? E non un semplice trailer CGI. Ecco, e ora partirà il combattimento. Un'altra produzione che viene dal... non so se è cinese o giapponese, forse è più cinese. Stanno spopolando, quel genere di produzione dei giochi ultimamente, ragazzi. Ne stanno arrivando tantissimi. Cos'è, un altro action Souls-like, diciamo? I should know. It runs in my blood. Noki, nothing is forever. Wu Chang Fallen Fathers. Ok, questo ha attirato la mia attenzione. Calm. Your emperor has chosen you as our envoy to the living lands. That wild frontier suffers from the dream scourge. Find the root of this terrible plague and put an end to it. He is wrong. The dream scourge is but a symptom of a deeper, more dangerous rot. Go, tame the chaos that plagues the living lands so that those who remain standing can shape its future. They both deceive you. There is more wonder in this world than eyes alone can see. You must open yourself to its mysteries. Tend to its purpose, no matter how wild. Per un attimo pensavo fosse in terza, invece è in prima. No, qui è in prima, in terza persona, poi in prima. Scegli da che parte stare. Forgia il tuo destino? Avwed.
in arrivo il 2024. Oh, ce ne fosse uno poco interessante, ragazzi, eh? Finora tutti ho trovato interessanti sti giochi, tutti, tutti. Neanche uno escluso. Al di là del mio interesse personale, se è ben inteso. Impianto atomico? Ma moderno misto a qualcosa di sovrannaturale? Atomfall. Ok. Un altro shooting a tema distruzione atomica, disastro nucleare, una cosa del genere. Impianti segreti, mostri. Ci sono macchine miste, però qualcosa di più esoterico anche addirittura. O qualcuno ci ha voluto macinare sopra, diciamo. I do not fear our enemy. They talk of peace and dream of war. Oh, un altro gioco ambientato. Ah, ma questo. Ah, è un'anteprima che vedremo alla Ubisoft Forward, ragazzi. Che sarà l'ultima live di questo tipo che farò per questo malloppone di eventi. Deve essere quello. Sì, sì, sì. Assassin's Creed Shadow. People so quick to abuse their power. Do not deserve. Tra classico e novità, a dir la verità, eh. Con questo capitolo mi sa che Assassin's Creed vuole un minimo trasformarsi, forse? Perché dà la possibilità di scegliere con chi giocare, se nei panni di un samurai, quindi col suo stile, che non è minimamente quello di un assassino, e quello più classico in stile Assassin's Creed vero, con lei. Visto che, cioè, cosa mi fa ridere? Che molti dicevano, ah guarda Ghost of Tsushima, poi arriva un Assassin's Creed in stile Ghost of Tsushima. Lo volevate? Eccovi accontentati, ragazzi. Potete giocare o un Assassin's Creed con lo stile di Ghost of Tsushima nei panni di questo samurai, oppure il classico Assassin's Creed nei panni dell'altro personaggio. Assassin's Creed Shadows. L'approfondimento ci sarà sicuramente durante l'evento dell'Ubisoft Forward. Hanno specificato, fatto in Ucraina, ragazzi. È importante questa cosa, specialmente in questo periodo, Schife. Tuttora. Radi te pebacite, druge. Mi sa che questo è Chernobyl. Quel gioco. Questo è il video di gioco, infatti si vede bello. Чарівний край, Чернемоша і Прута. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Grazie, attenzione, c'è qualcosa. Жива. Координати закинув. Поквапся. Questo, per esempio, non vedrà luci su PlayStation, ragazzi. Al massimo PC. Cioè, no, PC e Xbox, punto. Questo è un IP su cui hanno puntato tanto. Quantomeno se magari in futuro decideranno di portarlo su PlayStation, non sarà nell'immediato. Come minimo dopo un anno, forse.
Del resto ci sono delle esclusive PlayStation che dopo un anno arrivano su PC. Magari non Xbox, ma su PC. E comunque anche ciò che erano delle esclusive una volta poi tenderanno a diventare multipiattaforma anche da parte di Sony. Зараз час такий. Час можливостей. Se in parte vi sembra un gioco alla Metro, ragazzi, è perché più o meno la base della storia è sempre quella. Anzi, si può dire che è Chernobyl che ha ispirato Metro. È vero che i Metro sono basati sui romanzi, ovviamente, i giochi, però come gioco è ispirato a sua volta dai giochi della serie Chernobyl. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму. Stalker 2, Art of Chernobyl. Ecco, cioè, il titolo era la serie Stalker, non quelli... Che comunque è basata sulla faccenda sempre di Chernobyl, effettivamente. We've been honored to partner with GSC Game World. The Ukrainian studio. La serie però è Stalker, scusate, non mi ricordavo il titolo esatto. Mi confondevo. Yourselves on September 5th. Today, you've seen amazing games from creators around the world, from both our partners and our own studios, from the biggest blockbusters to original independent games. I hope you enjoy the breadth of titles coming to Xbox. Sì, sto apprezzando parecchio il vostro evento e i giochi che hanno mostrato, tutti praticamente, quasi tutti. Più che altro per motivazioni personali, del tipo a me interessa più quel genere rispetto a un altro. Poi però sono sicuramente tutte presentazioni di altissima qualità. It's our mission to make Xbox the best. Nuovi modelli Xbox, ok. Non so quanti ne venderanno, sinceramente, ma ok. By bringing your games into the future with our commitment to game preservation. Considerando poi il Game Pass, veramente, ragazzi, cioè o punti a un pubblico che ancora non ha acquistato l'Xbox, perché magari molti poi invece lo giocano da PC tramite sempre l'Xbox e il Game Pass. And we're hard at work on the next generation. Immediately after showcase ends, Call of Duty Black Ops 6 Direct begins. E a questo punto guardiamoci anche quella, dai. Inside Treyarch and Raven for an extended look at what's next in Black Ops. But tanto deve essere tutto insieme, credo. Before we dive into the direct, we've saved one more thing. World premiere. L'ultimo? Video, ah, questo è in-gen footage, cioè video in sviluppo. Attenzione, ragazzi, Gears of War, ok. Altra storico franchise Xbox. Io non ho mai giocato mai un Gears of War, mai, neanche una volta nella mia vita, quindi. Ma comprendo l'hype che molte persone possono avere. Il fatto è che io come console, ragazzi, ho sempre solo giocato giochi PlayStation, sempre solo quelli. Mai toccato altro. In questo caso, siccome è la prima volta che mostrano questo gioco, è normale che non ci sia ancora neanche un minimo di gameplay.
è in sviluppo, mostrano però quella che è effettivamente a tutti gli effetti un trailer CGI di presentazione. E questo lo posso capire. Non che dopo anche mesi interi e magari dopo aver già presentato un vero trailer di presentazione non abbiano ancora mostrato niente a livello di gioco, ragazzi. Per questo l'evento Summer Game Fest non mi è piaciuto così tanto. Perché gli unici che mostravano un vero gameplay erano i giochi, i piccoli giochi di distribuzione, quelli proprio di indie, indipendenti. Quelli fatti da una persona o addirittura un piccolo gruppo e basta. E ci siamo. Inizia subito. Ottimo. E dopo questo finisce l'evento Xbox. E fino, ragazzi, è stato micidiale. Posso dire che veramente ritengo che, come ora, penso che probabilmente sia il migliore evento a cui abbia assistito durante quest'estate. Ma in generale, proprio, penso, non ne ho visti mai così tanti ben fatti, eh. Attenzione. Sony deve davvero rispondere meglio, perché non sta andando tanto bene nelle presentazioni, attenzione, Perché il suo evento è dedicato, che non si presenta neanche a pieno evento Summer Game Fest. Sony è assente ai Summer Game Fest. Perché ha il suo evento State of Play dedicato prima addirittura. Ma era fiacchissimo l'evento State of Play. Non solo durava molto, molto meno di questo, ma non hanno nulla di concreto da mostrare veramente. Non va bene, ragazzi, Xbox in tal senso sa, allora almeno in questo caso, non è detto che ogni volta vuol dire che sono capaci di farlo, ma in questo caso, secondo me, sono stati capacissimi di mettere su uno show di tutto rispetto. With Black Ops 6, we're taking players to a new but familiar era, the early 90s. Una nuova era ma familiare, gli anni 90. Perfetto, proprio nuova era. Has infiltrated the highest levels of the US government, branding anyone who resists as traitors and forcing players to go rogue for the first time to fight the very machine that created them. The team has been meticulously crafting every aspect of this game to deliver the fun and attitude players expect from the Black Ops franchise. Multiplayer is of course here and brings the Black Ops style and provides a playground for the brand new Omni movement system. New way to push beyond your limits and move like an action hero. You'll see a sneak peek of that later today. Questo l'avevano mostrato in effetti. Questo nuovo stile più action con questi movimenti esagerati. C'era visto uno, per esempio, che correva sopra un vagone di un treno e si buttava in una fenditura per poi girarsi e sparare, per esempio. Non è una meccanica che si vedeva tanto, che si vede in effetti negli altri Call of Duty. Tra le novità che probabilmente voglio portare a livello di gameplay almeno. Every Call of Duty player has a favorite campaign mission. When we set out to make Black Ops 6, we were focused on delivering missions so iconic that they stick in your memory long after. We are bringing that action-packed blockbuster feel to every step of the narrative. We are giving non è che more tutti variety, i capitoli di Black Ops siano riusciti al 100%, soprattutto per i due, però sì. To finish each mission. We can do this loud or quiet. Cioè, guardate qua la qualità, ragazzi. E questa è la modalità campagna, è ovvio che questa si presenterà sempre maggiore rispetto al multigiocatore. A livello puramente visivo. Sempre più cinematografico, ragazzi. Ormai questo è il livello standard raggiunto dai Call of Duty. The US is the only remaining superpower. The Gulf War was dominating headlines everywhere, and there was a growing mistrust in government reflected everywhere across the music, television, and pop culture of the time. When we talk about the Black Ops timeline, Black Ops 6 comes after the events of the Cold War, but is directly tied to the 1986 flashbacks in Black Ops 6. Ma dai? The aftermath of which has left our heroes in dire circumstances. Quindi è un seguito diretto, diciamo. Black Ops 6 blends the rich and gritty history of previous franchise titles with bold new characters, with veteran Frank Woods as our through line in our story. In this new chapter, we see a different side of Woods following his traumatic injury at the hands of Raul Menendez. He's been pulled from the field as he adjusts to a new role within the CIA, often behind a desk or on the other end of a radio.
His protege is Troy Marshall, who's been making a name for himself in the field. Marshall is a reluctant leader driven by a strong moral compass. Marshall and Woods are working with another new face in Black Ops 6, CIA handler Jane Harrow. She's a born leader, fearless and brilliant, and helps manage their relationships within the agency. Woods' ability to operate in the shadows has always been hugely valuable to the CIA, whether they want to admit it or not. And Marshall has the ability to make tough calls in the field, ones that Harrow trusts him to make. But when an operation goes wrong, Woods and Marshall are suspended and ultimately forced to go rogue. They soon realize they have to trust each other to get to the bottom of what's going on. Without any of their usual resources, they have to build their own team, recruiting two exciting new characters in Felix Newman, a technical genius, and Savati Dumas, a mysterious assassin. With the end of the Cold War, these former enemies have become new allies. And with the sudden return of notorious operative Russell Adler, who'd gone missing for months, a former ally may have become a new enemy. For the Black Ops single player campaign, we prioritized mission variety and unique experiences. Our goal was to offer players a wide variety of mission types, each crafted from the ground up. One moment, you'll be storming a palace. The next, you'll be pulling off a heist at a casino. We aim to take players all over the world and immerse them in vastly different experiences. Within these missions, we ma sempre guidate, ricordiamoci che comunque Call of Duty storicamente non ha dato chissà quanta libertà, eh? Pur sempre la campagna single giocatore. Perché la spina dorsale di Call of Duty rimane e sarà sempre il multigiocatore. Poi sì, avranno migliorato di gran lunga l'aspetto e aggiunto diversità nel corso dei vari capitoli. Questo è innegabile. We are excited to offer a variety of different enemy types in the campaign. The goal was to provide different challenges for the player. So whether they choose to go in guns blazing or take a stealthier approach, line them up right, you can take them both down with one shot. Nice and quiet. We've continued to push on what's possible in terms of how our enemy combatants behave. Your enemies will be relentless, constantly seeking to outmaneuver you throughout the levels. But cut off escape routes, push on player location. Ha sparato un intero caricatore ancora in piedi. We've created certain missions where we give you a high level objective. Tipico di Call of Duty. Sono mica shooter strategici realistici in cui un colpo è morto, tipo. It's one of the largest campaign maps that we've ever created. Look alive, people! They know we're coming! Madonna ragazzi, come spesso accade in questi casi, guardandolo mi è voglia di giocarlo. Li ho dati tutti via, ma il problema è questo: se io adesso, che ne so, quando uscirà lo prendo e poi te lo metto a giocare nella console che non c'è più letteralmente più spazio, momenti. Per i giochi che sto giocando adesso ho spazio sufficiente giusto per un paio di cosette, ma non per roba così pesante. Letteralmente questo gioco, più va avanti, più la serie, ragazzi, prende tutta l'intera console. Lo spazio in memoria, alla fine, è limitato. The campaign is grounded within an expanded campaign hub called the Safe House. You might remember we also had that in Black Ops Cold War. But this time, we wanted to think a little bit more broadly about the environment. We chose to have our team's hub located in a more naturalistic setting. Non avendo giocato Cold War, non so, intende dire che abbiamo un hub centrale da cui effettivamente possiamo scegliere le missioni da cominciare e mandare avanti? Che se c'è un hub ci sarà un motivo, no? Which was operational during the 50s and 60s. This brings a lot of intrigue to the safe house and will allow players to explore and discover secrets from the past. The team is also bringing back the evidence board, which is still the centerpiece of the safe house experience, but with brand new upgrades.
Players can view the campaign outline, gain deeper insights into missions, and analyze evidence collected throughout missions. One on the side, please. Okay. Capture. Okay, the attacker comes in. I'll go. 3, 2, 1, go! Mother. Motion capture. That was sick. Great. I think we got it. With Black Ops 6, our goal is to create a more connected experience that keeps players immersed across every single mode. Questa è la modalità multigiocatore, mi sa, vero? We pushed ourselves at every corner to innovate and craft the most signature Black Ops experience for our players. Questo intendevo. Movement has been a consistent area of focus and innovation for Call of Duty. And with Black Ops 6, we're queste sì sono novità. Prima non c'erano, mi sembra, questo genere di movimenti. For the first time ever, players can sprint in any direction and move like a true Black Ops action hero with an entirely new global system we call Omni Movement. This unlocks the ability to move like never before and seamlessly chain combat maneuvers like slide, dive, and our enhanced supine prone in full 360 degrees range of motion. From the beginning, we started with, you can't do this thing, why? And then realized people actually move that way. What happens if we get rid of that construct? And then instantly it opened up like, oh, if you can sprint in any direction, then you can dive in any direction, you could slide in any direction, which then led to semplicemente un'evoluzione, everything else chaining together. La naturale evoluzione del sistema di movimento e combattimento all'interno di un shooter. Really been so non è una grande rivoluzione del genere, attenzione, però sicuramente all'interno del brand è una novità. E anche ben voluta, sinceramente, guarda. Bisogna vederla poi applicata. Quando ci sarà la possibilità di giocare la beta o la demo, vabbè la beta insomma online, sicuramente lo farò. Player options and they're broken down into three categories: sprint assist, mantle assist, and crouch assist. And each of these settings will allow for fine tuning. Intelligent movement really started with this idea that we want all players to focus on what they want to do and not how to do it. We want every player, regardless of skill level or input or experience with Call of Duty, to be able to engage with Omni Movement and live out their own action hero fantasy in Black Ops 6. We looked at other genres like racing games, where they have these great assist settings that can be turned on and off. Things like traction control or assisted braking. And we really love the idea of taking that thinking and applying it to our own movement options. I don't think this is a one-size-fits-all thing, and I encourage players to play around with combos of these settings to really dial in their preferred setup. Hit zones are regions on a character that react when taking damage or dying. In past games, we've only had 4 regions. For Black Ops 6, we've actually increased that to 9 okay. regions. So now we can determine. Quindi hanno ampliato le animazioni e i punti in cui il giocatore può colpire e ogni punto cambierà. È mica male questo. Questo è semplicemente una cosa, dice, è una cosa in più, ragazzi. Uno potrebbe dire è anche abbastanza inutile, però ampia la gamma di possibilità. È un lavoro extra di miglioramento. Your weapon's gonna dynamically rotate in the direction that you're rounding that corner. And since it's dynamic, it'll be a bit more dramatic if you're slowly clearing a room, but won't affect you at all if you're barreling full speed around that same corner. We're constantly looking for opportunities. Sicuramente dovranno sistemare equilibrare il gioco quando uscirà la beta. Molti diranno, accidenti, ma qui non funziona, questo mi sembra un po' così. È fatta apposta anche per capire come i giocatori reagiranno. Our team is super thrilled to show you the best looking characters that we've done. Through our process of photogrammetry, gear was acquired, scanned and incorporated onto each of our operatives. For our faces, a dynamic real-time analysis of spontaneous performances was captured and processed to make every. Ma questa è la stessa tecnologia che viene utilizzata anche nel cinema. C'è una roba, ragazzi, mi c'è impressionante. Posso dire che io adoro questo genere di animazioni, ne vanno matto. Sono cacchiatelle, me ne rendo conto, però a me piacciono.
tutto ciò che riguarda il movimento delle mani di un personaggio, quando li fanno ben visibili, che prende gli oggetti, li tocca, li gira, io li adoro. Adoro. Is the number of new weapons from the era that we've added, which includes many that are brand new to the franchise. Our heroes are rogue operatives and they operate outside the normal playbook. That means they're procuring gear by molti, ci sono giocatori che trovano inutili questi generi di animazioni, no? Per esempio, in un gioco, per esempio, se te devi tenere premuto un tasto per attivare una leva, cose varie, a me piace vedere la scena di animazione in cui effettivamente la leva viene abbassata. Dipende ovviamente dal tipo di gioco e dal contesto. Se è in una sezione campagna, per intenderci, quindi il gioco base, ci sta che ci sia l'animazione. Se è una cosa online, averci l'animazione è inutile. Piuttosto bisogna fare una cosa più rapida in cui effettivamente te clicchi il tasto e la leva si abbassa per velocizzare tutto. Però io adoro quel genere di animazione. Quindi vedere tutti questi dettagli mi piace. The Black Ops 6 user experience is all about focusing players on what they need when they need it, and our in-game HUD is no different. From the mini-map to the ammo widget to in-game notifications, the Black Ops 6 HUD combines some of our best designs in a clean, streamlined experience. For the first time in Call of Duty, players will be able to change their HUD in dramatic ways to suit their needs. For instance, streamers can choose a layout optimized for their setup, or maybe you want your HUD centered so you don't. Lo sanno ormai, ragazzi, che c'è un miliardo di, vabbè, nel senso che così tanta gente che streama che ormai l'intero gioco, cioè l'intera cultura del videogame si adatta a sua volta allo streamer. Quindi adattano anche questo genere di cose. Perché infatti quando fai streamer ci sono persone che non mettono semplicemente un HUD da streamer, la video, la webcam, la cosa, la, perché va a coprire alcune sezioni. Qui invece adattano in modo di dire: guarda, te puoi mettere la videocamera qui e non coprire nulla. È un'idea. Ne tengo un di conto. Ottimizzazione. Early on in Black Ops 6's development, we set a goal to make leveling and XP matter more than ever. Looking back through the Call of Duty and Black Ops catalog, there's a lot of love, both internally at Treyarch and that we see in our community, for how we used to handle prestige. Traditional prestige is back in Call of Duty with Black Ops 6. We've pulled the best of the best from past Call of Duty prestige systems and are going bigger and more rewarding than ever. Players who reach max player level will have the choice to enter prestige, start fresh with relocked gear, and go through the leveling journey again. Black Ops 6 will have 10 prestiges, each with a valuable set of rewards to get into prestige master with a thousand. Rieccomi tornato, scusate ragazzi, è perché stavo aspettando una consegna. Anyone dedicated enough to make it all the way to the end. Stavo aspettando una consegna e mi hanno chiamato apposta. The prestige system is available on day one in Black Ops 6. We know how many of our players look forward to multiplayer, and we will be providing a deep dive on it later in the year. For now, here's some insight into our development of Black Ops 6 multiplayer. Our vision since day one has been to craft an approachable and engaging step change of that signature Black Ops multiplayer experience. We focused on supporting three core playstyles for launch. Enforcers are the slayers who like to kill and stay on the move. Recon is all about intel and counter-intel play. And strategists are support players who throw their bodies at objectives for the win or focus on taking out enemy score streaks for the team. Vabbè, li puoi chiamare in modo diverso, ma non è che questa fosse una novità assoluta. Esistevano già le varie classi che poi possono in realtà essere mischiate, probabilmente. Wouldn't be a Black Ops game if you can't relive those action hero moments in theater mode, which we're happy to announce is returning with Black Ops 6. Now I said we're only getting a taste of MP today, but of course that means you're going to get some early details on maps. We're happy to announce that we will be launching with 16 all-new MP maps. We've got 12 core 6v6 and 4 strike maps, which can be played as 6v6 or 2v2. Tanto queste verranno ampliate nelle prossime season, sicuro, come la morte.
We've got fast frenetic experiences, and we have that balance with more medium size, like better for hardcore pacing to keep the action flowing, but still have meaningful decisions for the player to make. The maps have their own stories, and we have multiplayer taking place after the campaign, after you finish it. So don't want to get into too many spoilers there, but you'll experience some of those locations through the multiplayer lens. We've covered a lot today, but couldn't leave you without giving you just one more thing. La modalità zombie, certo, ovvio. Zombie. Round-based zombies is back, and we're picking up the Dark Aether storyline where we left it. We're excited to announce that there will be two brand new maps available at launch, with a curated mix of fan favorite features. Non sono mai riuscito a superare tutta la mappa degli zombie, sinceramente, ragazzi. Giocavo anche online con online con altri giocatori. Una volta ho portato in live un mappa di zombie, non della serie Black Ops, ma di un'altra serie Call of Duty. Today, the innovations in movement systems will also be coming to zombies. Plus, there are many additional zombie-specific features, both new and returning. This is going to be a truly epic. Con una loro trama poi ben prestabilita. Be on the lookout for more intel coming later this year. Steph interviewed AB Mark. Now we know we only gave you a little taste of multiplayer here today, so make sure to mark your calendars for our worldwide multiplayer reveal event at Call of Duty Next on August 28th. Make sure to stay tuned for details and watch your favorite streamers get hands-on Black Ops 6 so you can be prepped and ready to jump into our MP beta and feel Omni movement for yourself. We'll be sharing so much more about Black Ops 6 in the coming months and look forward to seeing your reactions and your feedback from our open beta coming up this fall and into launch. And it's not just about launch, because the team is already focused on delivering a ton of content in the live seasons, which we'll be sharing more about. Am I allowed to talk about Warzone? Oddio, Warzone. Spero che sia possibilità di scegliere cosa scaricare, ragazzi. Tra 300 gigabyte immagino siano i gigabyte totali del gioco e non solo della campagna. Oddio, potrebbe anche essere solo la campagna. No, perché se si aggiungi campagna, multigiocatore, Warzone diventa una cosa impossibile. Quindi spero che, come nell'ultimo Call of Duty Remake in generale, diano la possibilità di scegliere cosa scaricare delle varie sezioni di gioco. Che Warzone non mi interessa mai nella vita, sinceramente. Al massimo il multigiocatore e la campagna, però, ma a parte quello, vi ho detto, non credo proprio che lo acquisterò. The campaign tells an all-new Black Ops story where you're forced to go rogue and are being hunted by the teams that trained you. On top of that, the team is really focused on mission and engagement variety. Multiplayer is a key ingredient in the DNA of Black Ops, and hopefully, in this sneak peek, it was clear that every single part of the MP game loop will be improved and better than ever, from movement, to shooting, to footsteps, to engagement systems, to death. And last, but definitely not least, the triumphant return of round-based zombies. There is so much more to share across all three game modes before the game officially launches on October 25th. On behalf of the entire team, we can't wait for you to play Call of Duty Black Ops 6. Ma quando comunque pubblicizzeranno la tanto agognata beta, voglio parteciparvi. Voglio provarla. Uscirà il 25 ottobre ufficialmente, quindi entro la fine dell'estate arriverà sicuro, dai. Ok, credo che l'evento sia ormai finito, ragazzi, si è concluso. Bene, quindi, mentre scorrono i titoli di coda, io posso dire, ragazzi, che è stato veramente il migliore evento
che potessimo assistere durante questa estate del Summer Game Fest. In generale veramente ottima presentazione di tutti, tra nuove uscite, World Premiere in generale, e parecchie cose hanno attirato, in particolar modo ovviamente, cioè tra Indiana Jones, Metal Gear, Delta, questo gioco qui ragazzi, cioè, ci sono parecchi giochi. Perfect Dark sembra anche comunque abbastanza interessante, e ci sono tantissimi altri giochi in arrivo comunque in generale. Sicuramente molti di questi cercherò di comunque tenerli d'occhio, perché alcuni di questi mi interessano parecchio, sempre ammesso che almeno buona parte di essi, e sì, lo sappiamo già, buona parte di essi dovrebbero comunque uscire anche per console PlayStation 5 e ovviamente vabbè PC. Quindi wow, complimenti Xbox. Bisogna vedere adesso come Sony reagirà a questo evento, ribadisco che finora i suoi eventi Sony State of Play sono molto fiacchi, troppo fiacchi, se non quando effettivamente devono presentare i mega gioconi, e quest'anno non ne hanno. Non hanno giochi loro di singolo, di proprio loro produzione, quindi first party da mostrare. Quindi non lo so, Sony, devi un tantinello correre ai ripari, secondo me. Se non mostri cose che veramente possono attirare il pubblico, dai, allora, wow. Bene, detto questo ragazzi, io vi ringrazio tanto per aver seguito questa live, vi chiedo di lasciare un pollice in su se il video è piaciuto e se volete vederne altri. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e al nostro canale Twitch, in entrambi i casi vi chiedo di attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Voglio rammentarvi che le nostre live possono essere in qualunque giorno della settimana, per sapere quando potete visionare o la sezione programmazione e informazioni Twitch oppure la sezione community del nostro canale YouTube. In entrambi i casi trovate una lista quotidianamente aggiornata per quanto riguarda orario, data e argomento della live. Ancora una volta vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo nei prossimi video e prossime live ragazzi. Il prossimo evento digitale che recupero è il PC Game Show. Bene, alla prossima.